Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Luca Toselli, nerd e retro. Dato che è finito il Four Season, è finito l'Helm, è andata come doveva andare, eccetera, eccetera, ora posso tirare un sospiro di sollievo, dire ok, adesso possiamo giocare un po' di più a Magic con tranquillità. L'Helm, il mio Helm, quindi l'europeo, è andato mediamente bene, purtroppo ho perso la prima partita e quindi ho abbandonato definitivamente quelle che erano le mie speranze di top 8, top 16. Ho chiuso con un buon 5-2, buon non ottimo, perché ovviamente ottimo sarebbe stato perderne uno in meno per andare in top, però sono arrivato praticamente 18esimo su oltre 116 giocatori. Peccato per quel rating, peccato per quella prima persa, perché sennò si poteva parlare almeno di top 16. Ho giocato il mio solito mono nero, e dopo questo weekend però sono giunto a una conclusione, a maggior ragione dopo lo 0-2 drop del Four Season del giorno dopo per quanto riguarda Legacy, e cioè oggi il Legacy è un mazzo, uno e uno solo soltanto, UB Reanimator. Il Bandy Griff non l'ha ucciso, anzi, di questo ne eravamo abbastanza convinti, ne ho parlato anche in una tier list che ho pubblicato sul canale di Cina Biondo, anzi non l'ho pubblicata io, l'ha pubblicata lui, io sono stato soltanto ospite, ma dove spiegavo che secondo me il mazzo migliore del formato era e continuava ad essere quello lì. Abbiamo avuto la certezza, tra l'altro Matteo Blasi ha vinto l'Helm, campione d'Europa, l'Italia è campione d'Europa, complimenti a Matte per questo splendido risultato, e il giorno dopo ha replicato anche al Four Season sempre con UB Reanimator. Quindi io ho deciso di montare questo mazzo, e non solo, perché quando vi ho fatto vedere le carte Pauper che avevo comprato, in tantissimi siete stati disposti a lasciare un commento, darmi il benvenuto all'interno della community Pauper. Di questa cosa sono molto molto contento, e allora oggi un video in cui dimostro il mazzo che ho preparato per Pauper, perché domani sera avrò la prima tappa in Accademia in cui sarò disponibile, riuscirò ad andare a giocare, quindi ho montato il mio mazzo Pauper e appunto il mio UB Scaminator Legacy che ho montato, perché ho deciso di unirmi al lato oscuro e di giocare quel mazzo lì perché mi sembra di gran lunga il più forte, e poi per finire qualche carta in più che mi è arrivata e vi volevo mostrare. Quindi se siete tutti pronti lasciate un mi piace a questo video, iscrivetevi a questo canale e preparate l'editina a digitare nei commenti, fatemi sapere se apprezzate anche le scelte che ho fatto sulle carte proprio dal punto di vista stilistico, perché insomma sono dei mazzi che al di là di possono piacere o non piacere, la scelta delle carte, il pimp che ho voluto dare a questi mazzi è veramente di alto livello, sono veramente soddisfatto. E allora partiamo da Pauper, quindi andiamo a prendere il formato delle carte comuni, dato che io non sono un giocatore di Pauper, non ho praticamente mai giocato il formato in real, veramente mai, credo di aver mai fatto una partita Pauper in real in vita mia. Voglio cercare insieme a voi di guardare il mazzo che ho costruito, fatemi sapere se è un mazzo che può ancora dire la sua al giorno d'oggi, e soprattutto fatemi sapere se gradite la tipologia di carte, perché ho scelto ovviamente le isole innevate di questo tipo, queste le avevate già viste nell'unboxing dell'altro giorno, secondo me è una buona scelta, anche se non sono innamoratissimo, come dicevo, di queste isole. A me piace quando c'è anche una versione foil, il fatto che ci sia il testo un po' così secondo me non rende omaggio a queste terre che sono state stampate veramente tantissimo tempo fa, era il 1995, stiamo parlando veramente di tanto tempo fa. C'ho le buste che scivolano abbastanza perché sono nuove, mi sono state regalate all'Helm per la partecipazione al torneo. Qui abbiamo le nostre dual land e qui abbiamo le nostre fetch. Iniziamo con la lista vera e propria. Qui abbiamo i nostri spiritelli, sapete che voglio giocare gli spiritelli, questi li avete visti bene o male tutti quando ho aperto le carte Pauper, bene o male devo mostrarvi semplicemente la lista che poi ho deciso di giocare. Gli auguri di Bolas, i nostri ninja della notte fonda, ho inserito due Commodoro della frotta Cremesi, anche se in realtà nella mia lista originale ce n'era solo uno, ma mi manca un secondo Dispel che deve arrivare, quindi per domani sarò deciso di giocare una seconda bestia che da monarca. Abbiamo il nostro mistico e poi abbiamo le nostre branze che non sono foil, perché le foil sono nell'altro mazzo che vedrete dopo, sono branze normali, sono ovviamente di maschere di Mercadia ma non sono foil. Invece i ponder sì, perché
io ho deciso di giocare con le carte old layout, sono le carte che mi piacciono di più, quindi nel must in cui ho messo il massimo pimp possibile ho utilizzato quelle di Time Spiral, invece queste qua che sono semplicemente foil le ho utilizzate nel Pauper insieme alle Lorien. Eccolo qui il Dispel, ne ho soltanto uno, quindi ne giochiamo uno, quando arriverà l'altro giocheremo l'altro. Il Lose Focus, un altro counter interessante per il Pauper. Le nostre 4 contro magie, guardate che belle che sono. Queste sono veramente bellissime. Poi abbiamo 4 Scred e preparatevi perché la chicca finale arriva adesso. Questi sono 2 Bolt, eccoli qua, artworkati dal drago di Shivan, che è un po' anche il tappetino, no? Lo vedete proprio qui, è una delle mie carte preferite, se non la mia carta preferita in assoluto, ingiocabile al giorno d'oggi, quindi ho deciso di farle artworkare sui Bolt. Questi sono dei Bolt Revised, quindi a bordo bianco, qui è stato artworkato semplicemente sopra il drago di Shivan ed è stato fatto un bordo nero. Le ha fatte Shivan Altered qualche anno fa, ormai è un pezzo, infatti c'è la data, 2021, sono passati 3 anni da quando sono nati questi Bolt che secondo me sono meravigliosi. Come è meravigliosa questa Fire and Ice foil di edizione, questa foilatura qui è veramente di altissimo livello. Poi andiamo a vedere invece la nostra side, abbiamo Haunter che divide il main dalla side con una busta di colore diverso, abbiamo 2 reliquie del Progenitus, abbiamo 2 Gorilla Shaman, abbiamo 3 Pyroblast anche qua artworkate, guardate che belline che escono, danno quel tocco di tridimensionalità, escono dalla carta, una sorta di rottura della terza parete se vogliamo. Poi abbiamo questa bellissima Red Elemental Blast di Beta, una carta di un certo livello, sicuramente distante da quello che dovrebbe essere l'idea del Pauper, anche solo questa Red Elemental Blast, i 2 Cast into the Fire, le 3 Hydroblast, una Blue Elemental Blast, questa non è beta purtroppo, ma è semplicemente in lingua giapponese, e un altro mistico che aggiungiamo in determinati matchup, dato che è una carta molto molto pesante per costo di mana. Bene, siamo partiti col Pauper, siamo partiti con un po' di pimp, ma nemmeno troppo. Quello che vedrete ora invece è il next level ed è il momento in cui vi ricordo di lasciare un mi piace e un commento qui sotto. Ora però andiamo a prendere il Legacy. Questo è il deck box del mio mazzo Legacy, andiamo ad estrarre tutto quanto ed è una lista non definitiva questa di Ubi Reanimator, perché devo ancora decidere come implementarla al meglio. Per il momento l'ho montata così, ma tanto per un po' non andrò a giocare Legacy Real, quindi non ci saranno problemi. Allora, ho deciso di giocare 6 fetch, quindi 2 fetch con il blu per un motivo, poi ve lo spiego. E vabbè, le 4 Polluted Delta perché abbiamo sia isole che paludi basi, una e una, però abbiamo anche la possibilità di ciclare le paludi con il troll. Quindi ho scelto di mettere 2 fetch blu perché? Perché abbiamo la possibilità di sfecciare isola base con queste. Se avessimo messo l'acquitrino o le catacombe verdeggianti non saremmo riusciti a farlo, invece il troll si occupa di essere praticamente, tra virgolette, una fetch nera. Abbiamo l'Undercity Sewer, abbiamo 4 mari, anche se in realtà purtroppo non sono tutti miei. I miei sono i 2 Revised autografati, questi 2 mi sono stati prestati appunto per il Four Season. Un giorno riuscirò a prendere almeno il terzo, sto facendo un paio di conti nel dar via alcune cose che praticamente non utilizzo più e voglio cercare di ripaiarmi un mare uguale a questi 2, voglio completare il trittico Revised e poi il quarto vedremo, però sicuramente se devo andare a un torneo farmene prestare uno è già più facile piuttosto che farmene prestare 2, anche se in questo caso ci siamo riusciti. Abbiamo le nostre 2 terre base, queste sono le carte che ho scelto, sono molto belle, abbiamo quest'isola che è anche schiacciata e autografata da Rob Alexander, invece abbiamo questa palude in spagnolo, credo che si chiama Pantano, sono 2 terre secondo me molto molto belle. Abbiamo il nostro set di Wasteland, come al solito, io non gioco se non ci sono le Wasteland nel mazzo, se ne giocano 3, solitamente io ho scelto di giocarne 4 perché credo che comunque sia una carta molto forte, e poi qui, eccole qua. Eccole, guardate che belle che sono le mie branze foil di maschere Signed in gold, il mio settino. Prima vi dicevo in Pauper le giochiamo regular, invece in Reanimator le giochiamo foil. Guardate, sono veramente bellissime.
i 4 Ponder di cui parlavamo prima, ecco, questi foil mi mancano, ma costano veramente un occhio della testa, quindi per il momento vanno benissimo questi, così come le tozze, anche queste costano tantissimo, io direi che le tozze rimarranno queste praticamente per sempre. Poi abbiamo il set di Reanimate, che è ovviamente fondamentale per giocare questo mazzo. Abbiamo gli Entomb, ecco, gli Entomb invece ce li ho così, ma li ho mandati a prendere foil. Ho mandato a prendere un bel set foil, dato che non costa tantissimo. Questi poi li venderò, poi non so se li metterò su Vinted, magari, se siete interessati. Se c'è qualcuno che cerca 4 Entomb, sappiate che io questi 4 li do via. Sono tutti e 4 in inglese, sono in ottime condizioni. Se vi servono, scrivetemelo magari nei commenti. Abbiamo 4 Days, anche questi foil, anche questi bellissimi, secondo me. Poi abbiamo 4 Force, Signed dalla Nielsen in gold, così come le branze. Io non sono un amante di quelli che dice bisogna giocare con le carte Signed, però se c'è la possibilità di averle, beh, non mi fanno per niente schifo. Infatti queste forze secondo me sono molto molto belle. Gli Animarei Morti, come al solito, perché servono anche quelli. E poi qui ci sono alcuni dei nuovi acquisti, perché ho comprato un set di Tamiyo, poi vedremo le altre due le giochiamo qui nel mazzo, sono foil, non le ho pagate tantissimo, al Four Season non sono stato in grado di trovarle, quindi le ho mandate a prendere su MKM e sono arrivate veramente in tempi brevissimi. Anche il retro ovviamente è foil. Tamiyo è una carta veramente rotta in questo momento, veramente rotta. E queste sono altre carte che sono state acquistate, sono dei nuovi arrivi, mi erano state prestate insieme ai due mari, anche 4 rane foil new layout. Per fortuna sono arrivate le mie, chissà per quanto tempo riuscirò a giocarle, chissà se verranno bannate oppure no. È una carta veramente troppo forte, troppo troppo forte, l'abbiamo visto anche in questo weekend di Four Season ed Elm. Io credo che sia destinata ad un ban, anzi io mi aspettavo di vederla bannata già insieme a Griff, non è stato così, e quindi ecco qui il nostro settino di rane foil. 2 Brazen Borrower, una terza andrebbe messa inside, l'ho mandata a prendere, in questo momento non ce l'ho ancora. 4 Troll, eccoli qua, come al solito. C'è chi ne gioca 3, chi ne gioca 4, io ho scelto per giocarne 4. In questo momento questa lista ha 61 carte, ci sarà un taglio da fare e so già chi sarà il taglio, perché qui ho deciso di inserire 3 creature: Arconte, Atraxa e Griselbrand. Griselbrand l'ho visto un po' giocato ultimamente, poi non so se abbia senso oppure no, probabilmente no, infatti probabilmente sarà questo il taglio. Però sai, senza giocare i push di main diventa praticamente a tutti gli effetti un mazzo combo, un full combo di main, quindi magari poi G2 che diventi un po' più tempo, togli alcune carte come Griselbrand, qualche Entom, qualche Animari Morti e vai a fare anche un piano di un tipo differente. L'Arconte è foil, Atraxa invece è regular, purtroppo mi piacerebbe avere anche Atraxa foil, e poi c'è Griselbrand foil in spagnolo. Ha una storia questo Griselbrand foil in spagnolo, perché era stato ordinato in inglese, me l'hanno inviato invece in spagnolo, non è esattamente la stessa cosa, ma ho deciso di tenerlo solo perché è una creatura demonio e fa molto molto ridere. Alvuela, che sembra scritto in dialetto invece che volare, e poi legame vitale, si chiama Vi in culo vital. E poi c'è da pagar, anche questo dialetto, 7 vidas e roba, 7 cartas. È un meme, questa carta veramente è un meme, e quindi ho deciso di tenerla anche se è nella lingua sbagliata. Mi sono fatto rimborsare per qualcosina, qualche soldino, perché ovviamente l'ordine non era quello che avevo voluto fare io, però ho deciso assolutamente di tenermelo. E poi qui abbiamo la side, volevo farvelo vedere Griselbrand perché fa troppo ridere. La side per il momento l'ho montata così, non è definitiva: una Nil Spellbomb, 2 Consent to Memory, una Force of Negation, un set di Fatal Push perché la rana in qualche modo bisogna toglierla, 2 Doughty Void Walker contro mazzi come appunto il Mirror, per dire, Doughty sempre un'ottima scelta, un paio di Orchetti, un paio di Barrowwave che è veramente molto molto forte, e un Toxic Deluge. Queste sono le carte che ho scelto per la side momentaneamente. E poi un po' di robetta che è arrivata in più, non so se ve l'ho già fatta vedere tutta, ad ogni modo c'è un castello, foil anche questo, 4 Shouldered Edict che fanno sempre comodo, anche questi sono in versione brillante, un paio di Mirare alla Gola, che è una carta che secondo me
è molto forte da giocare in versioni di questo tipo, quindi in base UB, toglie anche Murtaid, che potrebbe essere un problema. Un paio di Turach, cioè anche questi li avevo ordinati normali, sono arrivati invece Etched, però va bene, sono belli lo stesso. Ho preso Fel, che è un po' come Go for the Throat, però in versione stregoneria, ma uccide qualsiasi tipo di creatura. Secondo me Go for the Throat è ancora più forte. Ho preso un set di questi Bolt, tra virgolette, molte virgolette, perché non sparano sull'avversario, perché mi sembrano delle carte interessanti. Ho preso le altre due Tamiglio, come vi dicevo, per andare a formare il settino. E poi un set di Dark Confident, che è una carta che mi è sempre piaciuta tantissimo. Ora, è uscita in questa versione old layout foil, c'è anche la versione old layout con la vecchia immagine del Dark Confident, ma sono delle FNM che costano veramente un occhio della testa. Questo set l'ho pagato 50 euro circa, quindi non stiamo parlando di chissà quale spesa. La cosa che mi piace, non tanto l'immagine perché l'altra è più bella, però hanno mantenuto il greatness at any cost, che è un po' il biglietto da visita, no? Come si va a presentare il Dark Confident. Era lo stesso testo che c'era sulla carta originale, quindi mi ha convinto e ho deciso di optare per questa versione. Io per oggi non ho nient'altro da dirvi. Vi ho fatto vedere due mazzi, un po' di ordini, qualche cartina nuova qua e là, vi ho dato un po' di considerazioni interessanti. Ora aspetto invece la vostra qui sotto nei commenti, perché ho visto che comunque siete in tanti che giocate a Magic. Questa cosa mi fa piacere e riusciamo a discuterne tanto. Tra One Piece, Magic, Pokémon abbiamo sempre argomenti di discussione, sempre qualcosa di cui parlare, con un po' di calma, perché è pur sempre un secondo canale YouTube. Ciao!